chi è questo qui? Cosa fa? Beh, un ominide direi. Aggiusto la lampada, Samantha. Bravo. Aspetta, Richard, sta con la corrente. No, lascia stare, non è pericoloso. Non è pericoloso, deficiente. Eh? Credo volesse dire pericoloso. Immagino. E ora? Dr. House. Ah, anche noi. Non ci facciamo mancare nulla, eh? No. Si spogli e si metta prona sul lettino. Perché? E perché? Che domanda è? Dr. House? Il malato è l'altro. Si vede anche. Lui? Sì. Fatemi indovinare. Avvelenamento. Ma cosa? Infarto nel miocardio. No, dottor House. Epatite. No. Trombosi. No. Appendice. Ma no. Calcoli renali. No. Diarrea. Ma basta. No. Pellagra. Vabbè, ma uno? Alla fiorrea. No. Epatite. Pulci, orchita, rosolia. Ma che pulci? Nient'altro? Orecchioni. Alle ragadi. È incinta. Ha preso la 2,20. Mica cazzate. Ma come? Perché? No, ma come si permette? Sedatela. Ma come sedatela? Ma lei sta bene? Ma no. Ma non ha colpe. Signori, quest'uomo. Cos'ha? Ha preso la 2,20. L'hanno appena detto. È arrivato anche lui. Gliel'hanno suggerito. E applausi. E adesso come lo curiamo? Quale terapia? Curare le ustioni e sistemarlo in rianimazione. Certo. Banale. Un clister di acido solfarico e chiodi? Ma no. Brava, strafiga, scommetto la migliore del tuo corso. No, strafiga, ma la peggiore del mio corso. Ah, ecco. Diplomata? No. No. Laureata? Ma figurati. Bene, si faccia il clistere. Quei chiodi? E l'acido? Ma no. Sembra Oreste Lionello lui, tra l'altro. Come è andata? Come sta il nostro paziente? Mi sembra notevolmente migliorato. Sì? Ma non si fa così a un paziente. Non è una. Questa è la moglie. È la moglie. Lui è morto dopo il clistero. Ah, è morto. È bella grave. Ma insomma. E a me è ripresa conoscenza. Giusto il tempo per far causa all'ospedale. Come va bene? Presto, dottor House! Hanno ricoverato una giovane donna! Cos'è? Un nuovo caso! I sintomi? Fastidiose doppie punte! Sbatta in chirurgia! Lei si spogli e si presenti nel mio studio entro 5 minuti! Cosa c'è? E lei? Ma vediamo in tema di grandi attori sì. Un nuovo episodio. Che sta succedendo? Mary, guarda Mary, un'edicola. Corro a prendere il giornale. Aspetta George, aspetta che il semaforo sia verde. Certo. Lascia stare Mary, non è pericoloso. No? È un cretino, si vede. Quando uno è un idiota si sarà fatto male. Ma e chi lo cura adesso? Proprio lui? Bisognava? In buone mani. Sì, a posto. Sì, vabbè. E così ha fatto sesso con una gallina, maiala. Ma brutto cafone! Ma come cafone? Dottor House, il manico sessuale è il paziente successivo. Ah, è il malato? Un investimento d'auto, ho capito. Sì, un investimento. Invece no. Ma come invece no? È un virus. Ma che virus? Un virus? Che cosa ha detto? Dice che è un virus. Ma... Senti, non è scemo, io vado. Legateli entrambi. Ma no, ma perché? Ma perché? Certo, potrebbe essere un virus, Sì. Quest'uomo è contagioso. E la moglie stessa lo ha contagiato. Addirittura. No, no. Ma perché? E cosa succederà questo punto? Quale terapia? Curare le ferite e ricoverarlo d'urgenza in ortopedia. Banale. Cosa fa? È una sauna a 2000 gradi e poi nudo nella neve a 40 sotto zero. Che bella idea. Brava, è strafiga tra l'altro. Sì, insomma. In che scuola l'ha imparato? Ma da lei che diamine. E dove dorme stanotte? Ma da lei che diamine. Bella risposta, si faccia la sauna. No, a 2000 gradi? Tutti e due. Lei è impellicciata. No, solo lui. Sono contagioso. No, è contagioso anche lei. Come sta il nostro paziente Foreman? Certo. Mi sembra bello Foreman. Tonico. Cos'è? Senti qua che muscoletti duri. Ah, sì? È il rigor morti. Ma no! È morto dopo la fanno. È morto? Pure lui. Ma dove sbatteva? Vabbè, era in pensione. Vabbè, allora. E la moglie è morta? No. Lei sta facendo causa all'ospedale. Vabbè, un'altra. Lei pensava che moriva. Vediamo. Dottor House, hanno ricoverato un giovane privo di entrambi i piedi. Un nuovo caso, un nuovo mistero. I sintomi? Beh,
è privo di entrambi i piedi. Certo. Non perdetevi il prossimo episodio di Dr. House, l'uomo senza entrambi i piedi. Ma cos'è questo? Cos'è la prossima puntata? Ma cos'è? Ma che immagini sono? La follia! Stanno esagerando un po'. Scusa, dov'è il liquido per le lenti a contatto? Nel mobiletto a destra, idiota! Ma stai attento a non sbagliarti, può essere pericoloso. Comodo tenerlo lì. Non preoccupare, Susan, non è pericoloso. Ma no, certo. No. Ci vuole proprio lui, sì. Sempre in forma. Meglio di lui. Brillante. Allora, vediamo. Quante sono queste? Vabbè. 4. Bene, guarita. Ma cosa? Guarita? Krause, non lei. Noi? Ma va? Stia bene a te. No. Sono queste. Ma non può vedere. Ma cosa dici? Guardi che non ci vede, Questa è mia cugina. Ma che sì. Ma sì. Scemo. Non ci vede. E chi è questa attrice? Ma che attrice? Oh, ma è uno scherzo. Questa donna è un uomo. Ma no. Non ci vede. Mi legga questa parola. Senti, questo più le scemo, io me ne vado. Senta, non ha capito, non ci vede. Risolva questo rebus. Cani, sci, uno, e, fit. Vieni, Albert, portiamo via le balle. Inibitela. Chi inibitela? Albert, mi vede bene? Ma no. Che gioco è? Ha capito? Ma è non cieco! Non vede il bastone, vedere contro, l'hai scosso la testa. Ma no! Uno! Ma è scherzo! Ma non ci vedo! Aia! Si calmi! Vabbè, si calmi! Inibitela! Ma c'è lui! Come va il nostro paziente? L'abbiamo rimessa a nuovo meglio di prima, Quante sono queste? Sì. E queste? Allora? E queste? Ma è muto. No, è morto. È morto? Vabbè. Ha un'aria bella soddisfatta, Sì, sì. Perché prima di morire ha fatto causa all'ospedale. Sei riuscito? Anche lui. Doveva colpirlo più forte. Sì, forse certo. Questo, dottor House, hanno ricoverato un uomo con una banale tonsillite. Troppo semplice. No, ci deve essere sotto qualcosa. Ma cosa? Non perderti la prossima puntata. Cosa Dottor House e la banale tonsillite. Come titolo? Cosa c'entra questa? Cosa c'entra? Sei pure King Kong. E passiamo a Dottor House. L'argomento di oggi è come impedire a un malato di farci causa. Cioè, che argomento è? Scusa. È utilissimo. Il signor Lester è un pensionato di Pittsburgh, completamente sordo. Sì? Sembrerebbe. Desidera farci causa per aver perso durante un banale controllo l'uso di entrambo i quattro arti. Come entrambi i quattro? Lei desidera farci causa, vero? Adesso. Sì, causa! Capisce. Bene, ci è stata tramandata dalle tribù antropofaghe dell'Amazzonia l'esistenza nel corpo umano di un punto che sapientemente sfiorato provoca l'immediato arresto cardiaco. Il punto si trova all'incirca qua. Ma perché ucciderlo? Il malato sta componendo sul telefonino un numero stava. Che riteniamo essere quello del suo avvocato, questo è il sistema. Sì, ma non ha le braccia, quindi... Ma che applaudono? Avete impedito al malato di telefonare al proprio avvocato. Vabbè, bene. E state per ordinare delle spianto organi quando improvvisamente vi dicono che non ha saldato ben 8 sedute di ionoforesi. Nessun problema. Cioè, premendo il pollice qua, il cuore del malato riprenderà a battere. Ma l'essere ha saldato la sua cameretta, vero? Sì. Completamente saldata, dottor House. È possibile arrestare e rimettere in funzione il cuore del nostro malato sino a 18 volte. Sì, ma noi non lo faremo, no? Ho paura di sì. Dottor House! Abbiamo capito! Poverino! E alla fine cosa succede? Tanto sembra più morto quando è vivo! Dopodiché il malato si disintegra. Così? Rendendo impossibile l'espianto e la vendita degli organi. Che peccato! Se il malato avesse lasciato documenti compromettenti! Ma è ancora lì. La domanda tipica della più gnocca dell'ospedale. Vediamo subito. Ha lasciato qualcosa di scritto? Scritto? Scritto, documenti compromettenti! No, però volevo dire che... No, abbastanza logorroico questo letto. Stava dicendo volevo dire. Un succo di carota a tutti. Ma perché? Perché? Ma no, ma finisce così? Cosa? Che bello! Bene. House,
dell'ospedale sull'orlo del fallimento. Hai curato 76 pazienti questo mese e in questo ospedale sono morti 76 pazienti questo mese. Ti dice nulla? Ma... Certo, Caddy, posso curarne di più, posso arrivare a 100, intendi quello, vero? No, non intendevo questo. Dottor House, un'emergenza. Oddio. Un uomo ha ingerito accidentalmente uranio arricchito. È un evidente caso di allergia a certi tipi di fiore. No, non ha sentito bene. Uranio. Ha mangiato. Per sbaglio, uranio. Dobbiamo capire a che fiore è allergico. Andiamo. Ce la farà? Forse stavolta. Difficile, eh? Ma forse. Non lo vedo in formista. Per la legge dei grandi numeri, una volta azzeccherà una diagnosi. Ha raccolto per caso delle violacciocche? No, ancora. Ma cosa dice? Guardalo. Se hai raccolto violacciocche. Ma perché? Violacciocche? Beh, sì. Ha ingerito 3 chili di uranio. Avete piante di hibiscus in giardino? Ma fa con quel hibiscus? Lui per sbaglio ha mangiato una barra di uranio. Vorrei tentare di guarirla con un infuso di finocchio. Sicuramente. Cos'è che mi vuol dare? Un infuso di finocchio. Oh, senti, guarda, stiamo ancora qui a farci prendere per il culo. Le causano disagio queste gerbere? Ma perché? Ma è scemo. Dottor House, il paziente è radioattivo. E invece no. Lei lo ha avvelenato riempiendogli la casa di mimosa. È un ragno. Ah, è stato un ragno? Ma lo dica. Ma no. Un ragno, mimosa, ma cosa stai fumando? Inibitela. Il caprettata, ora vediamo come disintossichiamo quest'uomo dalla mimosa. Che mimosa? Io ho finito il tuo. Secondo me ho clistere di... Si butti su. Ma come si butti? Dove... Non mi viene. Una cosa a caso. Di antiruggine. Brava, gnocca e creativa. Ma come si faccia il clistere? Ma no, di antiruggine. Secondo me brucia un pochino, però... Lui è contento, eh? Come il nostro paziente è migliorato? In un certo senso sì. E vai! In che senso? Nel senso che è passato a miglior vita. È morto? Come ha trovato causa? Lui no. E vai! L'associazione coltivatori mimosa sì. Per 80 milioni di dollari. La perderanno. L'hanno già vinta. E vai! Ma no! Santo cielo, potrebbe aver inghiottito uranio arricchito. No, ma no. Perderti la prossima puntata. È sfasato di un episodio. E questa sarebbe la prossima puntata. Ma cosa succede? Che entusiasmante la prossima puntata. Ma cos'è? Invece per noi c'è Dr. House. Addirittura? Sì. Proprio lui. Sei abbastanza bellissima, Barbara, stasera. E tu così abbastanza maschio. Il tuo odore pungente, Barbara. Parecchio pungente. I tuoi glutei prestanti, Arthur. Non resisto, Barbara. Ma davvero? Non resisto, Arthur. E allora? Non hanno resistito. Scena un matrimonio. Ma è in agguato, dottor House. Ma cosa fa con il diadema in testa? Ha vinto Miss Italia. House, stai per visitare un paziente molto importante. Paziente? Affetto da? Calo improvviso della libido. Aia. Sei anche sessuologo, vero? Sono molto sessuologo. Ma troppo. Al college era una leggenda. Sì, si facevano le gare a chi era più sessuologo e vincevo sempre. È in bene. Palestra, sotto la doccia, ero il più sessuologo. Sì, non è quello il senso, eh. Lui è il finanziatore di questo ospedale. È proprietario del palazzo, ci paga gli stipendi. È vicepresidente degli Stati Uniti. Presidente? È stato papa per 2 settimane. Addirittura? E soprattutto è mio cugino. Non hai parlato a un sordo, Caddy? No? Bene. Insomma. Perché bene, Caddy? No, mamma ha detto bene, mia. Non ha capito niente. Lei è un uomo fortunato. Sì? Cioè fortunato, uomo non so. No! Ora io la curerò, subito. Occupandomi di sua moglie. Sì. Che per comodità da qui in poi chiameremo la Sgnacchera. Ma cosa? Come si chiama? Detto? Sgnacchera? Ho alcune domande per te, Sgnacchera. Ti depili? Intendo là. Ma saranno affari suoi. Indossi mutandine commestibili? Ma sei fuori? Ma cosa sono? Sono mutande che si mangiano a morsi. Ma che bello. Al college ti sei fatta una squadra di rugby. Lo rifaresti oggi? Portiamo non gli dà soddisfazione. Non gli dà soddisfazione. Barbarella, lo hai più fatto in 7 da quella volta coi nani. Dai. No! Come vanno i miei cugini? Aia! Non benissimo, Arthur, ti prego, Arthur! Au!
Marcus? Mi si sta alzando la libido, vero? Va bene. Maniaco! Assassino maniaco! No, addirittura. Come sta la nostra paziente Barbarella? Che cos'è quel bel colorito a rosa? Credo Vernice è morta da ieri. Ah, ma come Vernice è morta? Mi viene spontaneo un... vabbè. E a lei è venuto spontaneo farci causa. Cosa posso dire? Vinceremo anche questa? Ma... veramente le abbiamo perse tutte. Sì. Ah, le abbiamo perse tutte? Tutte. Sì. Vabbè, ci sta. Ma cosa è successo, Dottor House? Hanno ricoverato una donna affetta da gravi baffi. Ah. Che prova abbiamo che sia affetta da baffi? Beh, hai baffi. Non perdetevi la prossima puntata. Dottor House e la donna baffuta. Vediamo. Questa è la donna? Gravi baffi, eh? Cosa c'entra queste... Accadrà di tutto la prossima puntata. Ma scusate, ma vi prego. Presenta strane analogie con altri ricoveri. Non pensi che potrebbe trattarsi di... un virus. Sarà? Effettivamente potrebbe trattarsi di contagio. C'è bisogno di... Dalla mia pregio di cantenza? No. Questo è esattamente quello di cui non c'è bisogno. Anzi, perché non ti prendi quella famosa vacanza sull'oceano Lignano Sabbia d'Oro? Sì. Mi vuoi più presente, Cadi? Ho capito bene? No. Il contrario. Sì. Mi capisci quando parlo? Non sembra. Lignano Sabbia d'Oro. Sull'oceano. Anzi, dico da un'amica. Perché non provi a farti visitare da uno bravo? Ma bravo. Ma molto. Un virus c'è dottor non capisce nulla. Vabbè. Ci picchia. Non me l'immaginavo. Avrà fatto outing? Chi lo sa. Come sta? È strano, dottor House. Il paziente sembra non reagire all'antivirale. Direi un attimo, che ne so, dell'antistaminico? Perché non dell'antitarme? Geniale, sostituiamo l'antivirale con l'antitarme. Avanti il prossimo. Ma che avanti il prossimo? Io scherzo. Certo. Leggo qui che hai somministrato pesanti dose di antitarme ai nostri pazienti. A tutti? È un errore di stampa, ovvio, no? Caddy, la medicina è improvvisazione. Sei d'accordo, vero? Ma manco per il cazzo. Eri d'accordo? Scusa, riprese troppo. Meglio. Signora, suo marito. Sì. È morto. No. Morto. Oh, mamma. No, aspetti la riga sotto. Sta bene. Oh, riga. Mi scusi, non ho occhiali, è morto. Ma come? No, povero. Ma non può leggere qualcun altro. Legge male, sta bene. Ma no. Sì. Ma mettere gli occhiali? C'è un asterisco. No, l'asterisco. Aia. Come stanno i nostri malati dopo l'antitarme? Paraman! Sono morti, ovvio. Morti. Allora erano tarme, avremmo dovuto capirlo. Già. Saranno state anche tarme, ma ci hanno fatto tutte cause. Che cose tarme? La loro piccola soddisfazione. 80 milioni di dollari. Ah, però. Porca paletta, tanto per essere tarme. La perderanno, vero? L'hanno già vinta. Ah. Sì, e vai. Signora, un impianto da misturare. E quali sono i sintomi? Beh, si sente la musica in Dolby Surround 5.1. Non perdetevi la prossima puntata. Dr. House è l'uomo con un impianto Dolby Surround 5.1 nello stomaco. Meraviglioso. Il fritacarne, ma cos'è? Ma cos'è? Ma che episodio è? No, ma non ti posso credere. Ma perché? Non si sa. Dr. House. Cosa accadrà in questa puntata? Non voglio sapere. House, abbiamo un'emergenza. Oh, tu emergenza. Sei anche chirurgo estetico, vero? Se sono chirurgo estetico, Teddy, ma sono molto chirurgo estetico. Molto. Blu e marrone fa cafone, il bianco ingrassa, sì. Le rossina le tende, non vanno più di moda. Sì, vabbè. Visto? Sono molto, molto, molto chirurgo estetico. Ma, insomma, sembrava più arredatore. Comunque, una nostra facoltosa cliente è un po' fuori forma, avrebbe bisogno di qualche ritocchino. Vorrebbe una quinta di seno. Mi capisci, facoltosa, vero? Facoltosa, capito? Ma certo, sì. Blu e marrone fa cafone. Sì, esatto, ma hai capito? Vuole la quinta di seno. Non è difficile. Blu e marrone. Ma basta! Ma mi senti? Ci sei? Hai bisogno della mia medicina creativa, intendi, vero? No. Te lo scordi. Non dire altro, Caddy. No. Dove c'è medicina creativa, c'è dottor House. Che sono guai. Hai capito come va a guai finire. Seri, sì, vabbè, però cura l'igiene orale. Almeno chiudere la bocca quando... Che schifo di... Vabbè.
Possiamo fare molto per lei, signora. Rimodellarle l'ovale, darle la quinta di seno, capito. Ma soprattutto eliminare definitivamente quell'orrido paio di baffi. Ma sta parlando con me? Certainly, lady. Ma, no. Ma guardi che sono io che voglio la quinta di seno, mica mio marito. Perché questo sarebbe tuo marito. Beh. Ma certo. Non dica cazzate. Oh, come si permette? Foreman. Yes, Dr. House. Un immediato esame del DNA a questi due mentecatti. Tutti e due. C'è anche l'esame del DNA. Ma perché? Mi pare che sia spontaneo l'esame. Cameron, chi ha effettuato gli esami del DNA? Io personalmente, dottore. Beh, allora. E da chi ha imparato a fare questo esame? Ma da lei, che domande. E dove passerà il weekend? Ma da lei, che domande. Bene, l'esame del DNA parla chiaro. Lei è Franca. Franco! Ma si vede? Ed è donna. Lei è Piero? Piera! Ed è uomo. Diamo quindi a Franca la sua quinta ma di no! No! Dai. Operatela. Ma no! Vabbè, ma... Era così un bell'uomo, tra l'altro. Foreman, come sta la nostra Franco con la quinta di seno? Lo trovo bello rilassato, eh? Veramente imbalsamato. Ma come imbalsamato? Certo, è morto per lo shock. È morto? Come di qualcosa bisogna pur ma cosa morire. C'entra? E la moglie ci ha fatto causa? Obviously. E vai. Dottor House, hanno ricoverato Sean Connery. Addirittura? Bene, anche per lui un bel esame del DNA. Ma no, non perdetevi il prossimo episodio. Oh. Dottor House e Sean Connery con la quinta di seno. Bellissimo. Però, ma cosa c'è? Non ci sei una macelleria. Dai. Ma chi spara? Non addirittura. Lo so. Che a me è importante. Eccolo. House, stiamo pensando seriamente di radiarti dalla clinica. Vintare le povere una promozione, Caddy? No. Ma li capisci i verbi? Radiare! Sì. Certo, primario alla mia età, una bella responsabilità, Mamma mia, ascolta, ti diamo un'ultima possibilità. Sì. Di là ci sono due persone importantissime, i cugini del presidente degli Stati Uniti d'America. Come no, Roosevelt. No, ma che Roosevelt? Comunque, tu sei anche veterinario, vero? Sì. Ma certo! Caddy, sono molto veterinario. Molto, da ragazzo ho lavato tante di quelle vetrine. No, spugna, sapone e olio di gomito. Molto veterinario, Caddy. Ho capito tutto. Sì. Ecco. Il loro cagnolino soffre di turbe maniaco-depressive. Aia. Te la senti di curarlo? Ma certo, Caddy. Certo. Dove c'è un cane c'è Dr. House. Ma da quando? Oh, mamma mia. Come andrà? Anche lei che gli affida i lavori. Sono curioso. Cos'è? Cioè, durante la sigla gli squilla il telefono. Vabbè. Ma dottor House. Allora, cominciamo? Vedi, ma veterinario. Non è cominciamo cosa? Mi serve un veterinario, no? Certo, non un veterinario. Per Fuffi. Lei è Fuffi, cognome? No. Ma no, ma che cognome? Fuffi il cane, Fuffi saluta. Eccolo lì. Sta bene, eh? Ciao, Fuffi. Indisponente questo Fuffi. Sta ringhiando. D'altra parte soffre. Fuffi è depresso. Signora Roosevelt. No, non che Roosevelt. La signora Roosevelt. Giustamente. Dice a me. Certainly, lady. Non faccia così. Ora porteremo Fuffi in ambulatorio e lo rimetteremo in forma. Cameron? Bene. Yes, Dr. House. Fa freddo fuori? Sì, c'è bisogno del colbacco. Bene. Foreman? Yes, Dr. House. Porti via il topo. Ma che topo? Il topo? È un cane? No. C'è una bagarre. Non voglio sapere che fine farà e quel ora cane. Andiamo a occuparci di Fuffi. Appunto. Vabbè. I Fuffi? Ecco il vostro Fuffi rimesso in forma. Ma no! Ma no! Ma povero. Ma prima ma poi è si libererà. Ma colbacco. Sì, ma non è quello il problema. Stammi impazzendo, come sta la nostra cugina di Roosevelt? Ma non è la cugina, eh? No, veramente stecchita. Ma come stecchita? Ma è morta? Certo, di crepacuore. Vabbè, di qualcosa bisogna pure morire. Però. Ma proprio ma di crepacuore. Non ne ha avuto il tempo. Vai. In compenso la protezione animali sì, per 80 milioni di dollari. Sempre 80? Vai. Sì. Presto, dottor House, una coppia di cocorita, una crisi d'identità.
Bene, prepari della carbonella e abbondante salsa al curry. Ma perché? Non perderti la prossima puntata, Dr. House e le due cocorite al curry. E questo cosa c'entra? Eh beh, direi che siamo in tema. Cos'è? Abbiamo capito. Ma da che medico? No. Ai 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 ai. No, lui no. Dottor House. Lo vedo in forma. Sì. Caso risolto a questo punto. Sì, sì. Vediamo come va. Dottore, credo che madre sia un po' esaurita. Sì. Quanti anni ha, signora? Aia. 16? No, insomma. In quale sistema numerico? Però meglio non dirlo. Ma no, vabbè. Niente, madre. Non è stata una buona idea. No. Andiamocene via. Sua madre vive in una casa per anziani. Ma cosa? Dottore, lei non si rende conto di quello che sta dicendo. Ma tra poco se ne renderà conto. Fallo parlare. Aia. Aia. Attenzione. Signora, posso chiamarla nonna? Suo figlio le ha sicuramente dato dei nipoti. Non credo. Perché non si occupa di loro? Che tasto va a toccare? Erano io, nonna, amore! Sa che il dottor House stavolta un po' avrà la peggio.